Eccoci qua ragazzi, un buongiorno da Zebra. Allora, Buongiorno a tutti. lui è Eugenio mio amico, è tifoso Juventino. Fortemente, fortemente Juventino. Gobbo fino alla fine. Gobbo Allora, marcista, abbiamo sono io. deciso di fare questa registrazione, ragazzi, per parlare un attimo del momento della Juventus. Eugenio che è presente in... Aspetta, Eugenio, forse hai qualche ritorno di nuovo? Qualche cosa che... Prova, senti, mi senti? Sì. Sì. C'ho qualche ritorno? No. Ok, Ok, no, perfetto, va perfetto. bene. Stavo dicendo, quindi Eugenio che va in un bel po' di live, oggi mi ha concesso anche a me questa possibilità di discutere insieme della nostra Juventus del momento, soprattutto della ultima sentenza arrivata proprio l'altro giorno, prima della gara con l'Empoli. Allora, Eugenio, questi 10 punti tolti prima con la gara dell'Empoli hanno influito effettivamente sul risultato? E se sì, se no, giustifichiamolo. E soprattutto, cosa pensi del tutto quello che sta succedendo alla Juventus? Vai. Allora, innanzitutto ringrazio soprattutto a te, Zebra, per il vabbè, ormai ci conosciamo di persona, quindi ci diamo del tu e anche con i nomi personali. Però, appunto, tornando a noi, sulle domande che mi hai posto, saluto tutti quanti voi e vi dicendo. Allora, la Juventus non sta passando un bel periodo, ma non sta passando un bel periodo da oltre una stagione, perché appunto è disattenta, non è formata. Certo, 10 minuti prima della partita, dire che ti hanno tolto 10 punti non fa bene. La mentalità può essere pure un Kylian Mbappé, può essere pure un Karim Benzema, che hanno vinto e sono dei campioni fenomeni, ne risenti. Perché è come se la fatica di un anno intero ti si venga bruciata. Perché un conto è quello che succede in dirigenza e nell'extracampo, però i giocatori, i calciatori, che problema hanno sulla questione plusvalenze, dicendo che poi possiamo dirla tutti pure sulle plusvalenze, eccetera. Però hanno funzionato a un certo punto, perché noi guardiamo anche le partite. All'inizio di quest'anno, come pre-Monza, che appunto c'è stata una caduta a capofitto. Diciamo che la Juventus nell'ultimo periodo e soprattutto post semifinale di Europa League, quindi Siviglia-Juventus, c'è stato qualche crack all'interno dello spogliatoio e si sentiva, soprattutto dalle parole di Wojciech Szczęsny, perché Allegri si è inventato, scusami il francesismo, una puttana da pazzesca dicendogli che non sa parlare italiano. Quando sa parlare italiano, meglio di me, meglio di te, meglio di tutti, qua in mezzo. Sono E anche d'accordissimo, è così. di tanti giornalisti e Certo. opinionisti che ci sono, quasi tutto lo stesso Allegri, perché Allegri esce il toscano, invece Szczęsny può farti da docente universitario di italiano. Però il discorso è questo, cioè lì insomma, è stato già la finale ti dava in testa, la semifinale, scusami, che era come una finale, ma la mazzata, il coup de grâce, il colpo di grazia è stato appunto la sentenza, perché 10 minuti alla fine, non voglio fare il complottista, però insomma, non può essere un caso che lo fa 10 minuti prima della Beh, partita. questo lo ha ricordato Allegri nella conferenza stampa, cioè ci sono stati dei precedenti da mesi a questa parte che ogni volta che c'è una partita contro l'Inter in Coppa Italia, contro l'Empoli e chi ha prima meta, ogni volta al ridosso di una partita particolare ci sono quindi cioè, effettivamente sembra fatta apposta tutto ciò. E va a destabilizzare l'ambiente Juventus. Ricordiamo che comunque all'interno della squadra ci sono, prima di essere giocatori, sono delle persone Beh, umane, hanno certo. un'anima. Quindi, giustamente, dopo una semifinale andata come è andata e una partita
che arriva questa sentenza che comunque era già Si sapeva, loro erano già pronti. Oh, però capite bene che dal momento in cui mi trovo a 69, quanto era, me ne trovo a meno 10, a questo punto i giocatori sono umani e si chiedono: ma per quali obiettivi io sto lottando? Qual è l'obiettivo? Certo. Certo, certo. Io credo che sia una reazione più umana, sia una reazione umana. Poi che ci sono degli screzi all'interno dello spogliatoio Juventus con l'allenatore, beh, credo che sia abbastanza palese, sia abbastanza chiaro. Cioè, come hai detto tu benissimamente, Eugenio, la Szczęsny, cioè, è stato il battibecco con Szczęsny, perché lui, beh, certo, gli ha detto e gli ha riferito in conferenza stampa di stare zitto. Gli ha detto di stare zitto. Ed è grave, eh? Stiamo parlando sempre di un calciatore e di un senatore della Juventus. Bravissimo, dovrebbe stare nel sesto o settimo anno alla Juventus. Bravissimo. Quindi forse qui stiamo capendo e stiamo percependo che il terreno, ormai Allegri si sente il terreno ormai perso, scomparso. Certo, certo. Non ha più mordente. Insomma, anche il fatto che mi ha dato molto fastidio, ho visto pure il tuo video che ne parlavi l'altro giorno sulla questione di Caressa e del club, perché infatti ci siamo sentiti in privato, ti ho detto: ma quindi è plausibile una cosa del genere? Perché non sei l'unico che ho sentito che dice questa cosa qua. Poi ci ho fatto i miei ragionamenti, ci ho fatto la mia analisi, ho riascoltato il club ed effettivamente Caressa si ingarbuglia da solo dicendo: ma Massimiliano Allegri ha assicurato, cioè l'ha detto. E a me lo puoi fare una volta, ma la seconda volta no. E Allegri, secondo me, ha un po' perso la testa, diciamo, e se non riesci, sei stato un ottimo condottiero in questa fase, nulla da togliere, perché lui si è ritrovato una persona completamente sola, no, senza società, a gestire l'area sport, Cherubini che è stato non radiato, che è stato appunto tolto della sua attività, si è dovuto gestire il tutto, è stato inibito, e poi inibito, scusami, no, che sarebbe quello il mio campo, ma però mi sono un po' distratto per il discorso, e sì, si è inibito e quindi si è ritrovato a Massimo Allegri di essere più un dirigente che un allenatore, bravissimo a trasportare fino ad ora, a non far, diciamo, perdere totalmente la testa, perché guarda, un po' gliela condivido la questione, anche se ti ho tolto i punti con tutta la situazione in campionato, però parliamo di campionato, quindi non sto parlando della stagione, quindi Europa League, Champions League, Coppa Italia, via dicendo. In campionato ti sei trovato in una situazione difficile. Certo, posso influire anche le altre competizioni, però l'altra competizione, come si dice a Napoli, è avere ragazzi, ma cioè avere il coraggio di dire: io qua ci sono, io qua Eugenio, combatto. Eugenio, come tu ben sai, io distingo Allegri allenatore con Allegri uomo. Sì, perché io pure. Io sono d'accordissimo con te quando mi dici che lui comunque si è rimasto solo, ha dovuto gestire delle situazioni veramente pesanti, e quindi abbiamo visto anche lui nella conferenza stampa dopo Empoli. Post-Empoli, praticamente aveva gli occhi lucidi e voleva piangere, era disperato, perché capisco umanamente Massimiliano Allegri e ci sta, però sappiamo anche che a livello tecnico, non umano ma tecnico, Massimiliano Allegri in 2 anni i dati sono a suo sfavore. Noi abbiamo sempre criticato il gioco di Massimiliano Allegri, ma non adesso. Io l'ho criticato anche quando vinceva, quindi a livello tecnico i limiti di Massimiliano Allegri sono palesi, però se lo mettiamo a livello umano, io sono d'accordissimo con te. E che cosa ne vuoi dire a questa persona? A cosa vuoi, certo, dire? Sarebbe stato molto difficile reggere una situazione, cioè non tutti gli allenatori avrebbero retto una società che sta allo scatafascio e poi anche ritrovare, diciamo, a livello simbolico secondo in classifica, perché è difficile, perché poi soprattutto dobbiamo poi parlare dell'area infortuni di giocatori non all'Allegri, perché Allegri, com'è il gioco dell'Allegri? È semplicissimo,
lui prepara molto la difesa, prepara una costruzione al centrocampo e poi via libera tutti, fate quello che volete. Anzi, io ti dirò pure, come gioco, parlo di gioco, nonostante tutto Allegri non aveva i calciatori che a disposizione come aveva pensato quest'estate, perché un Pogba non l'ha avuto, un Federico Chiesa in forma non l'ha avuto. Vlaovic, ricordiamo, si è stato tanto tempo con la pubalgia, poi se ne ha avuto pure distorsioni mentali. Di Maria non in forma, poi se ne hanno avuto battibecchi, eccetera. Come gioco è stato migliore rispetto all'anno scorso di quest'anno. Cioè, aspetta, secondo me abbiamo avuto pure calciatori pure un po' più di qualità a livello tecnico, perché ad esempio Fagioli ti ha messo della tecnica, l'anno scorso in centrocampo non ce l'avevamo. Lo stesso Mattia Sulè, io parlo dei giovanissimi, Di Maria, che tecnicamente giocatori tecnici fanno quella giocata richiesta da Massimiliano Allegri, ce l'ha avuto quest'anno, non l'anno scorso. Però il Sì. Sì, discorso di lasciare liberi i calciatori non l'ha avuto. Eugenio, però io dissento un po' in parte, perché noi abbiamo sempre visto nel gioco di Massimiliano Allegri una qualità individuale, una giocata Certo, individuale, che è non un quello che volevo dire. collettivo. Oh, No, 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 ok. perché lui dice proprio costruzione, difesa solida, centrocampo che costruisce, che mi rende gioco, come c'era una volta un Andrea Pirlo che ti impostava il gioco. Infatti ci manca un regista, nonostante, perché Locatelli non è un regista. Paredes, non lo voglio insultare, non lo voglio offendere per la stagione di quest'anno, e quindi non. Quindi il discorso è questo, però in attacco facciamo tutto loro. Dico, fate quello che volete, giocate come volete voi. Allora, E per questo Eugenio, ti dico, era meglio l'anno io scorso. passerei a un altro argomento, sempre non inerente a tutto ciò, chiedendoti, cioè cosa, se effettivamente questa Juventus ormai è allo sbando, da cosa bisognerebbe ricominciare effettivamente? Cioè, la Juventus, prima del problema Massimiliano Allegri, che è un bel problema da risolvere, qual è il problema da risolvere prima di Massimiliano Allegri? Cioè, la Juventus da cosa deve ripartire per cominciare a ricostruire e avere un futuro lungimirante? Secondo te? Su cosa ricostruire? La domanda, sì, la risposta è molto semplice, cioè da una società, da una dirigenza, perché è vero che abbiamo nominato un nuovo presidente, è vero che abbiamo nominato un nuovo CDA, però non li vedo presenti. Cioè, Ferrero, l'avremmo visto 2 volte in tutta questa situazione. Cioè, Ferrero, tu non te lo senti presidente, come ti sentivi ad esempio con Andrea Agnelli, che ha fatto il suo buono e cattivo tempo, perché negli ultimi anni qualsiasi persona dice che cazzo, però Andrea, potevi fare meglio. Però il discorso è da una dirigenza vera e propria e da un direttore sportivo, cioè si sente veramente Calvo, che è un dirigente, posso dirti tutto, a me sta piacendo Calvo. Però il discorso, perché anche su lui, la sua visione di futuro, come ripartire, aspetta, ha fatto soprattutto un discorso: dobbiamo ripartire dai tifosi, dobbiamo ritrovare una tifoseria calda, e quella è una cosa che ci manca veramente tanto quando stiamo allo stadium. E veramente non mi ricordo chi lo disse come commento: sembra di stare al teatro. E no, figli miei, lo stadio sono gli antichi anfiteatri romani, dove tutti urlavano, facevano il tifo per i propri giocatori, via dicendo. Cioè, si sente questa stanchezza. Però il direttore sportivo che dia una linea, perché se tu le noti, Vincenzo, non c'è una linea, cioè non c'è un percorso, dobbiamo fare questo, no, niente, niente. Perché già il discorso dice dobbiamo arrivare al secondo posto. No, devi fare una linea di un percorso che bisogna fare. Questa linea di percorso non c'è. Non c'è. Da gennaio in poi non c'è. Sì, Quindi dalle dirigenze del settore sportivo. ma perché noi abbiamo, cioè io ho sempre detto, questa è una società messa lì a disposizione, per una società tecnica, chiamiamola tecnica, per Sì. Io sostenere, per sono aiutare la convinto che Juventus. Ferrero non rimanga. No, ma infatti stavo arrivando a Secondo me questo, Ferrero cioè, rimane. ma stavo arrivando a questo, queste sono figure tecniche prese da società
governate da Elkan, in cui hanno preso questi personaggi che si occupano di economia, si occupano di gestione aziendale. Che giusto che sia, giusto che sia, perché bisogna ripartire. Per mettere ordine in questa Juventus. Però non c'è niente di sport. Ma questa Juventus, io ne sono convinto, questa società, la maggior parte non farà più parte del futuro, perché verranno messe figure di riferimento a livello calcistico, a livello di campo. Guarda che io sono molto pienamente convinto che un Alessandro Del Piero, faccio un nome grosso, potrebbe ritornare alla società, perché ci sono stati quei, diciamo, odori di avvicinamento, quei sentimenti, quel sentore che lui potrebbe riavvicinarsi alla Juventus, pure nelle interviste che ha fatto, che lui dice che un giorno vorrei tornare a Torino. Certo, cioè i suoi affari a Los Angeles, ma secondo me la voglia di rimettersi in gioco, io sono convinto che torni. Sì, ma la voglia di rimettersi in gioco, sì, sarà un prossimo vicepresidente, no? È normale che lui, secondo me, richiede un ruolo di rilevanza. Beh, come Maldini al Milan, certo, lui deve avere peso, non come Totti alla Roma, che tu fai l'uomo immagine, la macchietta, vediamo cosa succede. Non accetterebbe Del Piero stesso, secondo me. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero, non stiamo parlando di Dritch Ballacchio, voglio dire. Assolutamente no. Cosa ne pensi tu di questa giustizia, quindi di queste penalizzazioni in generale, se per te sei d'accordo, se capisco che non è proprio così, però in linea generale noi che figura ci facciamo a livello internazionale? Perché noi abbiamo visto casi come Barcellona, abbiamo visto casi come Manchester City, e le proprie federazioni hanno difeso non il Barcellona, occhio, ma hanno difeso il sistema calcio Inghilterra e il sistema calcio spagnolo. Invece a me sembra, a mia impressione, che chi doveva difendere il calcio italiano, cioè Gradina, abbia raccolto la saponetta. È diventato vicepresidente del UEFA. Abbia raccolto la saponetta. Esatto. No, è stato premiato perché è diventato vicepresidente del UEFA. Vabbè, per provocazione a parte, perché ha condannato la Juventus. No, però questa è una battuta. C'è una battuta un po' infelice, però scherzi a parte. Allora, il discorso è questo. Io sono franco, forse perché sono juventino, eccetera, però se tu metti all'angolo la Juventus, tra virgolette, facendola fallire, ne risente tutta la Serie A. Infatti, nonostante tutto, che non mi sia simpaticissimo il presidente Lotito, dopo la penalizzazione della Juventus, ha detto solamente delle parole sacrosante, cioè la Juventus Football Club è stata l'unica società che si è vista in ambito europeo con innovazioni, con l'Under 23, Next Gen ora, con progresso che era più filo europeo che italiano, perché la Serie A sta molto indietro. Quelle che andava un po' in avanti, certo, quelle vittorie, certo, quei guadagni, certo, però quelle che faceva un po' di... che portava avanti un progetto, era la Juventus stessa. Quindi condannarla, sì, ok, però io sentendo poi le parole di, appunto, Lotito, che sta pure al governo, di Marotta, di José Mourinho, cioè l'anti-juventino per eccellenza, ha difeso la Juventus e Massimo Allegri. Anche se su Mourinho io ho fatto anche un video, un po' di paraculata l'ho un po' vista. Sì, perché sì, Dio. Sì, è vero, ha difeso la Juventus, ma lì secondo me ha voluto un po' anche perché lui è un polpone, sì. Agganciare al treno per giustificare un po' l'andamento non tanto ottimale. Sì, non giocare da Roma, però posso dirti la verità, è vera questa cosa qua, perché tu non destabilizzi soltanto la Juventus, cioè, la Juventus è la vittima principale, ma tu rendi conto, facciamo finta, non ci dobbiamo mai dare questi punti, mai. E quindi molti sono rimasti tolti, però eravamo rimasti con almeno 15 in partenza. Fai finta che una Roma stessa, un'Atalanta stessa si sarebbe programmato il mercato, perché loro il mercato però già a gennaio, quello estivo, si sarebbero programmato il mercato dicendo: ah, se io finisco in questa posizione guadagno tot, quindi posso spingermi e fare una richiesta tanta.
quindi destabilizza un po' tutto il sistema. E per me è un campione falsato, ma non campione falsato per la vittoria del Napoli, perché il Napoli per me ha fatto una cosa a sé, però per i quattro, per i tre posti, per i tre posti, e nessuno ci ha creduto niente, nonostante tutto, ma sì, 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 ma soprattutto lì, ma ancora adesso, certo. Perché ancora dobbiamo capire se il Milan riesce a rimanere al quarto posto, ci possono essere. Succederà, perché ho già la mia visione e te la dico pure fra poco, però destabilizza veramente tanto la situazione, cioè prima i campionati finivano già in aprile, tu capivi come era l'andazzo del campionato, tralasciando la prima in classifica e la vincitrice del campionato, però ora è veramente difficile, perché allora, è una questione di punti. Prima di chiudere questa live, io vorrei farti la mia ultima domanda. È adesso che mancano queste due partite, soprattutto domenica contro il Milan, che Juventus ci aspettiamo? Cioè, quali saranno le motivazioni, se ci saranno? C'è ancora questa sibile speranza che si premette, cioè si va a dire in giro di una possibile, ancora possibile qualificazione Champions. Lo sappiamo, difficile. Però secondo te, cioè, tu cosa ne pensi, e poi possiamo chiudere? Secondo me è solo un sogno più che un miracolo, un'utopia sportiva, diciamo. Ma sai cosa? Te lo dico chiaramente: se la Juventus avesse perso 2-0, 2-1, io ho detto una possibilità c'è. Hanno preso il colpo, non sono stati veramente in campo, eccetera. Però qua sto parlando di uno spogliatore che è completamente staccato. Cioè Allegri potrà dirti dobbiamo fare, nessuno ormai ti segue lì, sì. Lo spogliatore non ti segue, c'è loro ormai, c'è un Dusan Vlahovic o un Kostic o chi per loro, loro hanno già la testa in vacanza, sì, sì. Il campionato è completamente finito, è andato, c'è un accordo. No, ma perché abbiamo l'altra penalizzazione, mo c'è ben fino a stipendi. Sì, quello, cioè, che poi i calciatori sanno più di quello che sappiamo noi. Tardi, ne parleremo poi in una prossima live. Sì, no. Sarà più tardi, ecco. No, ma il discorso è questo. Cioè, per dirti, loro ormai, veramente tanti, ormai tanti abbiamo capito che se c'era una parvenza di possibilità di rimanere nella Juventus come un Di Maria, un... Adrian Rabiot e via dicendo, loro non rimarranno, loro hanno già deciso, la Juventus ormai è una situazione talmente stressante, fragile, stressante, logorante, che sì, se anche andiamo a qualificarci in Champions League per miracolo l'anno prossimo, io te lo dico già, cioè, l'anno prossimo si può arrivare con Giunti, si può arrivare con Alessandro Del Piero, possiamo pure cambiare allenatore. No, ma io te lo dico, prima di chiudere te lo dico francamente, che vada via Rabiot, che vada via Di Maria, a me non mi interessa, anzi io preferisco che vanno via, io voglio ripartire dalle certezze, voglio ripartire da gente che voglia dare il massimo per la maglia Juventus, per la causa, certo. Juventus, quindi a me di certo. Maria, di Rabiot e di chi per lui non mi interessa nulla. Io voglio una squadra rigiovanita, voglio una squadra con nuovi stimoli, partendo da una società fino ad arrivare al magazziniere. Certo. Punto. 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 Va bene. No, ma è così. Io l'anno prossimo lo vedo finita. Cioè, l'anno prossimo te lo dico già, non sarà ok, fuori dalle coppe vince il campionato. No. No, ma qui non sarà. Interessa. Io voglio ricostruire come è stato nel 2011. Sarà un periodo di costruzione, sarà un periodo di costruzione da come è successo dal 2007 fino al 2010. Io preferisco senza coppe. Io preferisco senza coppe, io ma pure, ripartire, io pure. Ripartire da zero. Punto. Va bene, ragazzuoli. Io ringrazio Eugenio per sulla sua disponibilità. Grazie a te per la tua spiritualità. Sicuramente ci saranno nuovi contenuti più avanti di questo genere. Saltellando, non è che ci riporteremo sempre, perché sennò no, esatto.
accumuleremo un po' di argomenti per poi spulciarli in questi pochi minuti, perché sennò diventerebbe troppo lungo il monologo e non va bene. Però io porterò di nuovi contenuti insieme ad Eugenio, quindi io ripeto, ringrazio, mi raccomando ragazzi, io da voi voglio sapere anche gli argomenti che volete che noi portiamo in questi video e andiamo ad approfondire, che per noi è importantissimo il vostro input. Quindi Eugenio, se tu hai qualche pagina e vuoi pubblicitarti, No, mio TikTok oppure via dicendo, ora sto un po' in stand by sull'ambito calcistico, entro nelle live degli amici e chiacchieriamo di sport come te, quindi va bene. Sempre un piacere fare così. Va bene, allora ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e ci vediamo da prossima. Un saluto da Zebra e salutiamo anche Eugenio. Ciao ragazzi.